Il fronte del nostro conflitto si estendeva su oltre 600 chilometri di lunghezza, formati per oltre 4/5 da montagne aspre e selvagge con cime che superano i 3.000 metri. Queste vette fecero del nostro fronte il più duro e incredibile tra i fronti di battaglia della Grande Guerra. Naturalmente le postazioni dovevano essere rifornite e proprio il trasporto del materiale in quota fu uno dei problemi logistici più complicati che lo Stato Maggiore italiano si trovò ad affrontare. I soldati potevano portare sulle proprie spalle solo poche cose, vestiti, coperte e la propria dotazione di munizioni. Ma negli anni di guerra fu necessario attrezzare le trincee con cannoni e mitragliatrici e portare rifornimenti ininterrotti di cibo e di munizioni, un'opera immane che fu affidata quasi esclusivamente ai muli. Questi animali portarono letteralmente sulle proprie spalle il peso del conflitto. Ne morirono talmente tanti che negli anni della guerra in Europa furono quasi sterminati.